partecipare a questa giornata. Io mi presento, sono Andrea Colantoni, insieme al professor Monacchi, al professor Cecchini e altri gruppi, l'altro gruppo di ragazzi, abbiamo organizzato questa giornata aperta a tutti su che vuole essere un'informazione maggiore sull'utilizzo dei droni, ovviamente nel settore agricolo. La giornata prevede una serie di interventi da parte dei principali rappresentanti del territorio, dell'utilizzo delle innovazioni tecnologiche nell'agricoltura. Successivamente alle 12 faremo un volo di prova qua intorno, quindi vediamo effettivamente come funziona il drone, e di questo ringrazio la Dronei che è qui presente. Direi di partire subito. Intanto nella scaletta dei programmi c'era la presenza del professore di salute, il professor Renato Dovidio, che è il direttore del nostro dipartimento, mi ricordo il Daphne, che purtroppo si scusa ma per vari impegni non può partecipare, comunque vi saluta. Adesso lascio la parola al professor Monarca, che è il primo intervento su innovazioni nel settore dell'ingegneria agraria. Prego. Sì, buongiorno a tutti. In questa occasione io sarò molto breve, lo dico subito. Allora, Adamo ed Eva servono anche un po' per conoscersi, perché spesso la mancanza di conoscenza e la mancanza ci impedisce di studiare anche altre opportunità di collaborazione. Ora siamo qui tutti quanti insieme, parliamo dei droni, ma sono tanti i temi, secondo me, che riguardano l'innovazione nel settore agricolo. E l'innovazione nel settore agricolo, il mio settore, che è il settore dell'ingegneria agraria, se ne occupa da tantissimo tempo, e come vedremo fra poco anche con tutti i crismi. E Adamo ed Eva, qui è una foto che io spesso nelle mie presentazioni faccio vedere, perché fa vedere un po' la sofferenza in agricoltura. Questa è una situazione che fino a poco tempo fa rappresentava l'agricoltura italiana. Io sono ingegnere agrario perché ho mio nonno che era muratore e l'altro nonno che era contadino. Si sono messi insieme nel DNA e hanno fatto un ingegnere agrario. Ecco, questa era l'agricoltura di mio nonno, che prendeva la falce e falciava a luglio, iniziando alle 4 di mattina, il grano a mano. E le lavorazioni si facevano, mio nonno era ricco, col mulo, invece in questo caso si vede appunto manualmente, e dà un'idea di quanta sofferenza, prima che l'ingegneria fosse applicata all'agricoltura, c'era in agricoltura. Questo è un quadro di Achille Tominetti, si chiama Aratura a Miazzina, è un quadro che veramente sembra quasi una fotografia, perché è una fotografia. In effetti Tominetti era anche un fotografo, quindi lui prima faceva le fotografie, questa è la fotografia di Tominetti che è portata a quel quadro, che fa vedere appunto la realtà. Quello che lui ha dipinto era la realtà, era sofferenza. A questa sofferenza l'innovazione tecnologica che il settore dell'ingegneria agraria porta, insieme anche con altri, non pretendiamo di essere più soli, porta avanti, ha fatto sì che l'Italia in questi anni è cresciuta tantissimo dal punto di vista dell'ingegneria agraria. Vedete dai primi trattori, i trattori della Fiat, che ora si chiama New Holland, perché quando vogliamo essere internazionali ci dobbiamo dimenticare di essere italiani, e questo è un bruttissimo segno, se volete. Dronai, perché non occhio con i droni? Però quando uno vuole essere internazionale, no? Si deve dare un bellissimo però lo stesso è fatto New Holland, Fiat uguale mafia, e quindi si sono chiamati New Holland, ma noi abbiamo comprato la Ford Trattori, noi, loro hanno comprato la New Holland, hanno comprato un sacco di macchine e sono diventati leader nel mondo dei trattori, perché l'Italia è leader nel mondo nella meccanizzazione agricola. Una volta che siamo i primi bisogna dirlo, siamo i primi nella meccanizzazione agricola non soltanto con i trattori dove John Deere e New Holland sono alla panna, ma se voi ci mettete la Same Deutz Fahr, no? Dice, ma sono tedeschi? No, ce li siamo comprati noi. La Same ha comprato il Deutz Fahr, che ha fatto il passo più lungo della sua gamba, ha preso una legnata sul mercato americano e noi ce li siamo comprati per un piatto di lenticchie. Questa è la tecnologia che l'ingegneria permette di mettere al servizio dell'agricoltura, da quello che può essere l'automazione più spinta come la robotica, fino all'uso integrato delle fonti energetiche rinnovabili, un settore dove all'Università della Tuscia ci occupiamo da tantissimo tempo, integrato con serre, il professor Malucci è uno specialista di questo settore. E siamo anche tanti e divisi su tutto il territorio. Queste sono le unità di ricerca dell'ingegneria agraria in Italia. Queste unità vanno, le cito tutte così non scordo nessuno, da Udine a Bolzano, a Padova, a Milano, a Torino, a Piacenza, a Bologna, a Firenze, a Pisa, a Ancona, a Perugia, a Viterbo.
il Molise, quindi Campobasso, Foggia, Napoli, Bari, Potenza, Reggio Calabria, le due siciliane e gli amici di Sassari. Le siciliane sono Catania e Palermo. Quindi sono 21 università. Questo è un problema che ha fatto sì che la ricerca in agricoltura fosse punto di forza, diffusa sul territorio, punta di debolezza, un po' spezzettata. Oltre all'unità di ricerca delle universitarie, il rosso ha segnato anche altre, per esempio c'è il CRACES a Roma, che è il Consiglio per la Ricerca, Sperimentazione e Agricoltura, che comprende tutti i vecchi istituti di ricerca del Ministero. C'è il CNR Mamoter, c'è il CRA appunto, che si occupa di ingegneria agraria a Treviglio, c'è l'INAIL che fa ricerca anche nel settore applicato all'agricoltura. L'Associazione Ingegneria Agraria mette insieme tutti gli esperti, tutti i professori, tutti i docenti, sono scritti anche persone al di fuori dell'università, ma sono abbastanza poche, la maggior parte siamo i docenti dei settori dell'idraulica agraria, della meccanica agraria e della costruzione rurale e territorio. Che abbiamo delle sigle, perché ogni settore ha una sigla, insomma, GR8 è l'idraulica, GR9 è la meccanica, GR10 sono le costruzioni. L'obiettivo è quello di portare il contributo tecnico-scientifico nell'ambito dell'ingegneria agraria e diffonderlo sul territorio, perché una cosa che da tempo l'università ha capito è che noi dobbiamo scendere dalla Torre d'Avorio, e noi non ci stiamo mai stati sulla Torre d'Avorio, noi ingegneri, e mettersi a servizio di chi ci paga lo stipendio, che poi è la nostra nazione. L'AIA è strutturata in 7 sezioni, si vanno appunto dall'idraulica, alle costruzioni, alla meccanizzazione, all'elettrificazione, fino alle tecnologie informatiche. Questi disgraziati nel 2014 mi hanno eletto loro presidente per 4 anni, e quindi per 4 anni tocca mettere in giacca e cravatta, quando starei meglio senza. Ci abbiamo anche una rivista che è il Journal of Agricultural Engineering, invito anche chi fa ricerca a pubblicarci sopra, perché è una rivista Scopus. È una rivista quindi referizzata, indicizzata, che era diretta da un grande professore che tutti compiangiamo, che è scomparso prematuramente, che è Adriano Guarnieri. Adesso è diretta dal suo discepolo, che è una persona altrettanto valida, che è Giovanni Molano. Ingegneria agraria forestale dei biosistemi oggi si chiama così perché il termine ingegneria agraria all'estero è già diventato obsoleto. Negli Stati Uniti l'associazione è l'associazione di Biosystems Engineering, che sembra quasi un gruppo rock, ma invece significa ingegneria dei biosistemi. E il nostro settore si chiama ingegneria agraria e forestale dei biosistemi e fa parte di un unico macro settore concorsuale che si chiama 07C. Ci occupiamo di agricoltura, ma non solo, anche di agroalimentare, quindi di qualità dei cibi, di impianti di trasformazione, di foreste, quindi di ambiente, di territorio e anche di energia. Questi sono i settori su cui noi stiamo operando. Come dicevo prima, qui faccio una sorpresa, non voglio essere autoreferenziale e quindi dire le cose che noi facciamo con il territorio, pensare, non so, al nocciolo, al castagno, alla meccanizzazione, alle fonti rinnovabili. Voglio portare un esempio dei nostri amici, faccio un omaggio a Filippo Allegri, per far vedere come l'ingegneria agraria si deve mettere a disposizione della crescita del territorio attraverso il trasferimento tecnologico. Loro si sono occupati per esempio di valutazione della richiesta di energia con un approccio LCA nel settore zootecnico, e quindi è importantissimo il carbon footprint, le richieste di CO2, i risparmi energetici, i certificati. Sono dei temi su cui il territorio chiede risposte e non sa dove andare a battere. Tanto è vero che le università spesso si attrezzano attraverso delle loro emanazioni che si chiamano gli spin-off. Lo spin-off è un modo anche per tenere agganciati i nostri migliori giovani ancora in qualche modo al settore della ricerca, e sono delle società indipendenti dove l'università all'inizio ha una funzione di promozione e poi si allontana in modo che vadano avanti con le loro gambe. E c'è uno spin-off anche a Viterbo che è coordinato dal presidente Roberto Bellini, che stava qui. So che c'è un altro spin-off, e questa è la cosiddetta terza missione. L'università è sempre più impegnata nella terza missione. La prima missione è la ricerca, la seconda missione è la didattica, la terza missione è la crescita di questo paese, che ha delle
competenze straordinarie, delle persone straordinarie, perché nel nostro DNA, a parte il nonno contadino e l'altro muratore, c'è anche un certo Leonardo da Vinci, un certo Galileo Galilei, queste cose in qualche modo prima o poi rispuntano. Io lo vedo anche che rispuntano in persone che non hanno neanche la laurea, ma neanche addirittura il diploma di scuola superiore. Conosco dei costruttori di macchine agricole che si inventano le cose meravigliose anche senza un livello culturale, forse proprio perché la cultura circola anche negli olivi che stanno qui di fuori nel piazzale. Un'altra cosa di cui si sono occupati è nella raccolta dei piccoli frutti, è il mirto che ci piace tantissimo, no? E che noi utilizziamo come amaro anche qui nel Lazio alla fine del pranzo, è buonissimo. C'è un problema di raccolta e loro si sono inventati una macchinetta per raccoglierlo, così anche per raccogliere agevolatrici piccole. Non c'è qui dietro un discorso industriale, non c'è convenienza, nessun privato investirebbe per fare una macchina di questo genere. Se dietro non ci fosse l'università che ci mette le risorse, il personale, il know-how, queste soluzioni non si realizzerebbero, perché non ci sono le dimensioni di scala per rendere questo progetto economicamente valido. Si investe sui grandi trattori, sul business, ma sul piccolo l'università ha una funzione di supporto fondamentale. Poi per esempio sulla viticoltura e sulla protezione delle piante, la precision farming in viticoltura, questo è un termine che unisce e che rientra poi nell'ambito del discorso di oggi sui droni, che potrebbero essere applicati in agricoltura e precisione. C'è il professor Casa, che non è del mio settore ma con cui collaboriamo volentieri, perché bisogna essere assolutamente aperti, cioè le barriere sono crollate a Berlino ormai quasi una trentina d'anni fa, e quindi è necessario collaborare tra i settori dove ognuno mette la sua competenza. Perché ripartire da zero quando posso utilizzare le competenze di chi su questo settore investiga da tempo? E questa è un'altra ricerca sulla protezione delle piante, con la possibilità in pieno campo di andare a vedere la qualità dei prodotti attraverso controlli con la fluorescenza, giusto? Poi Filippo, magari se volete dopo vi dirà qualche cosa. La mungitura robotizzata, hanno realizzato il primo e unico impianto al mondo che hanno installato a Salerno per la mungitura robotizzata delle bufale. Quindi è vero che l'università si occupa di bufale, ma in qualche caso, in termini letterali. Quindi questo è un prototipo realizzato appunto dall'Università di Sassari. Così anche come la valutazione di sistemi a rete fotovoltaici ad applicare sempre un'azienda zootecnica. Queste sono le tantissime cose che il settore ingegneria agraria fa. Ci occupiamo anche di sicurezza del lavoro, e qui con Massimo Cecchini e con Andrea Colantoni noi abbiamo creato un po' una struttura che fa da collante sulla sicurezza del lavoro in agricoltura, si chiama Ergolab, e ci occupiamo di formazione, ci occupiamo di tantissime cose, ma soprattutto di ricerca. E uno dei settori che ci unisce con Sassari è per esempio la valutazione del rischio da movimentazione dei carichi, che può creare dei problemi al sistema manobraccio e all'apparato muscoloscheletrico. Sembra una sciocchezza, ma sapete quanto incide sul PIL questo tipo di patologia? Questa è la principale malattia professionale italiana, quella dovuta appunto alla movimentazione dei carichi e ai disturbi al sistema manobraccio. Analisi anche di tipo ergonomico nella mungitura manuale e meccanica, e sistemi per gestire al meglio la raccolta del latte ovino. Ho detto che c'è una sorpresa. Sì, sono sorpresa. Cioè, fatta, sì. Qualche considerazione e poi finisco veramente. Il settore dell'ingegneria agraria sta attraversando un periodo davvero critico. Questo, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Si parla tanto di università ogni volta che ci sono le elezioni, dopodiché appena passate le elezioni cominciano a tagliarci. Noi stiamo andando avanti con sforbiciate. L'università è ancora visto come il mondo dei baroni, non è più così. Abbiamo stipendi bloccati al 2008. Non so quell'altro settore sta nella nostra stessa situazione. Nonostante tutto noi andiamo avanti. L'Università della Tuscia, il settore della facoltà di agraria, è la prima classificata nella classifica Censis italiana sulla ricerca. Perché noi continuiamo ad andare avanti, non molliamo. Anche se l'università fa schifo, ha detto il primo ministro, se lo diceva prima delle elezioni può darsi che non lo votavo, perché se fa schifo l'università non so che cosa fa la politica.
e il settore ingegneristico ha delle grandi potenzialità, ha delle grandissime potenzialità, però noi non parliamo da soli, noi parliamo insieme con gli agronomi, con i forestali, con i genetisti, perché bisogna fare le cose insieme. E il concetto è che ci vogliamo mettere a disposizione del nostro paese e dell'Unione Europea per un modello di sviluppo sostenibile. L'ingegneria è anche ambientalismo. Il controllo meccanico degli infestanti è il principale modo per usare prodotti chimici in agricoltura, per esempio. I problemi di organico richiedono di ampliare i gruppi di ricerca e quindi mi fa molto piacere partire con collaborazioni insieme sia con altri gruppi di ricerca, non solo ingegneristici, ma soprattutto con gruppi di ricerca amici, come nel caso di Filippo e di Lelia, con l'Università di Sassari. E saluto il direttore, il professor Pazzona, che è diventato direttore del dipartimento da poco tempo, un amico, Antonello, se no sarebbe stato qui anche lui oggi con noi. Il concetto è forte interdisciplinarità, sinergia, trasferimento tecnologico al territorio, incremento degli spin-off. E fra le altre cose vorrei parlare di uno strumento poco utilizzato, che è il dottorato di ricerca industriale. Sapete che si possono finanziare delle borse di dottorato e che queste borse sono interamente deducibili da quello che sono i redditi dell'impresa e quindi se le può portare tutte quante in... Perché le imprese che non credono nell'università, non investono invece nell'università, non promuovono dottorati di ricerca industriali per portare avanti dei progetti misti di ricerca e di trasferimento tecnologico? È un modo molto intelligente, creiamo delle figure professionalizzate che altrimenti se ne vanno in giro per il mondo. Sempre più forte il collegamento con l'azienda e con l'impresa e per finire quello che io credo che la ricerca, visto che anche se poco costa, dico poco perché il nostro è il paese che spende meno di ricerca in Europa, siamo leggermente sopra la Grecia con tutti i problemi che c'hanno, ma detto questo siamo il paese che spende meno di ricerca in Europa. Non ci lamentiamo se poi non andiamo, la nostra economia non va avanti quando paesi del nord Europa spendono il 3% del PIL in ricerca e innovazione e il nostro sta ampiamente al di sotto dello 0,8%. Non ci chiedete l'impossibile, anche se lo stiamo già facendo. Grazie.